Al dottor Francesco Camuffo, direttore per l'Italia del marchio Sonova, che in questa serata ha presentato il prodotto Marvel, l'ultimo apparecchio acustico, l'ultima tecnologia del marchio Phonak. Chiediamo appunto come questo Marvel sarà la rivoluzione che avete promesso, quali sono le caratteristiche tecniche, le funzionalità che sono state introdotte in questo dispositivo, certo. Praticamente quello che ha appena spiegato una platea di 400 audioprotesisti italiani. Certo. Difficile spiegarlo in pochi minuti perché le novità sono veramente tante. Direi prima di tutto il concetto che riguarda un po' la nostra matrice, il nostro DNA, quindi l'attenzione e la concentrazione su quello che è l'ambito audiologico, che per noi è fondamentale, perché come abbiamo visto anche dal recente Eurotrack, la richiesta, diciamo, dell'utilizzatore di apparecchi acustici è quello di avere come primo benefit la qualità di ascolto e come secondo la fedeltà del segnale, la fedeltà del suono. Quindi con Phonak Marvel, Phonak ha puntato ancora di più a rendere, diciamo, l'utilizzo dell'apparecchio acustico sempre più facile all'utilizzo, sempre più come dire, centrato su quello che è il benessere uditivo appunto dell'utilizzatore. E poi c'è il mondo della tecnologia, evidentemente, cioè un mondo che oggi abbraccia tutti noi perché utilizziamo tutti strumenti, device ipertecnologici, e quindi anche gli apparecchi acustici, che sono uno degli elementi che il portatore ha tutto il giorno, via via sta diventando non solo appunto un apparecchio acustico, ma anche un veicolo di connessione con il mondo degli altri device, piuttosto che anche, voglio dire, un dispositivo che consente già adesso ma anche in futuro di essere per esempio collegato al medico per quanto riguarda la telemedicina, e nel nostro caso anche ad avere il Roger integrato, cioè un sistema proprietario di Phonak che consente di avere un ascolto a distanza. Sappiamo che l'apparecchio acustico agisce in un raggio di azione limitato di 4-5 metri, ma ovviamente la sfida è anche quella di ascoltare oltre. Lì subentra diciamo, il mondo Roger, il mondo diciamo, del supporto a distanza, dove per la prima volta Phonak ha integrato all'interno dell'apparecchio acustico anche questa funzione. E prego. A proposito dell'efficacia audiologica, mi ha colpito un concetto particolare. È stato rivendicato in qualche modo l'approccio di concentrare l'attenzione del portatore sull'interlocutore, certo, che parla, rispetto al rumore di fondo, rispetto, certo, ai molteplici interlocutori, a un panorama, certo, più vario. Ecco, questo è un aspetto tecnico che in qualche modo va anche in contrasto con altre strumentazioni presenti sul mercato, e sono approcci proprio tecnologici diversi. Certo, certo. A vostro parere, ho visto che avete anche esposto studi clinici in merito sullo sforzo d'ascolto, ritenete che questa sia la strada migliore per un'efficacia audiologica? Lo riteniamo perché siamo riusciti anche a testarlo e a certificarlo. Io non sono un audioprotesista, non sono un tecnico, gli studi ci stanno rendendo giustizia rispetto a questa nostra scelta, cioè che è un po' quella di replicare anche l'approccio di ascolto di un normo acustico, cioè quando sei in un ambiente, per esempio in competizione, un ambiente dove la difficoltà di ascolto cresce perché c'è un rumore di fondo, per esempio al ristorante, insomma in quei luoghi affollati dove anche da normo acustici si inizia a far fatica ad ascoltare, si tende ovviamente a concentrare il proprio sforzo uditivo e cerebrale nella direzione dell'interlocutore. Quindi il nostro sistema funziona in quella direzione, cioè il fatto di zoomare verso l'interlocutore cercando di escludere diciamo, il rumore circostante è un po' l'approccio che abbiamo. E gli studi che abbiamo visto questa sera dimostrano che la fatica cerebrale con il nostro sistema, sia in ambienti rumorosi di frequenze alte, sia quelle invece più gravi, funziona meglio, nel senso che rende più facile l'ascolto, che è una barriera, mi permetta di dirglielo, cioè nel senso che oggi la ricerca deve rendere l'utilizzo degli apparecchi acustici, qui parlo in generale, non parlo di Marvel, parlo in generale, l'utilizzo degli apparecchi acustici deve essere il più semplice possibile. Il concetto deve essere: metto gli apparecchi acustici, mi dimentico di averli, faccio una vita normale. Questa è la direzione che Phonak persegue da tempo e ancora di più oggi con Phonak Marvel.
Anche un altro concetto mi ha colpito, si è parlato di adattamento e in particolare faccio riferimento anche all'identità degli audioprotesisti che in qualche misura sono costretti a fronteggiare delle sfide nuove, sì. No? E mi sembra che la risposta di applicazioni intelligenti, di teleaudiologia, cioè di tutto quello che si è parlato a livello accessorio che però potrebbe diventare il futuro, sia un po' come prima azione di un'azienda, nel senso che certo. Di solito si dice questa sarà la sfida, che qualcuno si farà l'autofitting e quindi l'audioprotesista sarà inutile. Cioè in qualche misura state anticipando i tempi del problema. Sì, però anche qui voglio precisare una cosa. Le nostre solutions sono per gli audioprotesisti, cioè a prescindere dal fatto che il primo fitting dovrà essere sempre fatto all'interno del centro audioprotesico, cioè la funzione di Marvel da un punto di vista anche della remote support funziona partendo da un'esperienza all'interno del centro audioprotesico, ma sicuramente ridurrà lo sforzo che l'audioprotesista oggi è chiamato a fare per dare assistenza al proprio cliente, paziente, comunque al portatore di apparecchi acustici, che oggi va rincorso, nel senso che l'audioprotesista è costretto a prendere la sua macchina e andare a casa, magari qualche volta solo perché la batteria è scarica, ma i pazienti che magari non sono proprio giovanissimi qualche volta fanno fatica, oppure nel recapito, oppure il paziente stesso ha delle difficoltà di venire nello studio dell'audioprotesista tutte le volte in cui, soprattutto all'inizio, è richiesta la sua presenza. Quindi questo mondo deve facilitare l'utilizzo dell'apparecchio acustico per il portatore e anche per l'audioprotesista, ma soprattutto deve consentire all'audioprotesista di capire qual è la regolazione giusta nel momento in cui l'utilizzatore, l'utente è nella situazione critica, non come succede adesso, per cui il paziente va nel centro audioprotesico e riporta le sue difficoltà di ascolto. E questa è un'altra barriera importante per raggiungere un massimo livello di affidabilità, di qualità, di facilità di ascolto, di replicare un po' cercare di replicare quello che è la migliore situazione di ascolto. Ancora una rapida battuta sulle prospettive tecnologiche. Mi sembra di aver capito che Belong, che è pure un apparecchio, una piattaforma recente, sarà superato da Marvel. Certo, quindi è l'evoluzione. Quali possono essere le prossime frontiere da qui a 7 anni? Come si diceva che Thomas Lang diceva che 7 anni certo. sono un tempo critico, sì, no? Così, in questo senso. Così. Cosa immagina da qui a 7 anni? Immagino, un'evoluzione della rivoluzione. Mi immagino che tutto quello che abbiamo raccontato oggi e che in qualche modo rappresenta una nuova barriera evolva per arrivare ad un utilizzo, più completo, più facile e più integrato, ok? E poi certo, forse sono barriere che ancora non conosciamo, nel senso che, come dice la legge di Moore, che tra l'altro devo dire è anche superata, perché oggi l'utilizzo di reti interneurali consente di accelerare anche la moltiplicazione della potenza di calcolo, e non lo so, vedremo, la frontiera è aperta, noi comunque ci saremo sempre i primi all'avanguardia per dare soluzioni sempre più vincenti. Grazie dottor Cavufo, la lascio alla sua festa mille, e al lancio di Marvel.